Presidente Licchi, intanto un piacere rivederla. Ben ritrovati. Come sta? Disteso, sereno? Mi ma è ogni volta che mi chiedono questo tocco ferro. Bene, direi bene. Sto bene io, quando sta bene il capo, come lo chiamano, sta bene tutto il movimento. Non c'è dubbio, a parte le battute, tante novità a partire da quest'anno. Insomma, si preannuncia un campionato avvincente anche per questo. Ma si preannuncia un campionato interessante e direi curiosamente interessante, perché cambiano tante regole, sono regole che cambiano per cercare di creare un calcio più snello, più veloce e armonioso, perché quando le regole sono chiare, conosciute da tutti, in campo allenatori, dirigenti, arbitri, calciatori, sicuramente sono tutti a loro agio. E gli arbitri sono ancora una volta pronti, abbiamo studiato, ci siamo preparati, si stanno preparando e non vediamo l'ora di iniziare. Diciamo così, la ratio dell'introduzione di tante regole è cercare di alzare il livello dello spettacolo. Certamente sì, con più il gioco è fluido, è meno interrotto, è meno ci sono in campo gesti inconsulti o proteste, e con più ne gode lo spettacolo. La gente vuole questo, non vuole vedere le risse fra giocatori o partite che finiscono 7 contro 8. Vuole vedere giocare al calcio, vuole vedere i gol, vuole vedere arbitri sereni, vuole vedere il calcio che tutti auspichiamo di rivedere, perché il calcio deve essere questo. L'introduzione del VAR ha aiutato di fatto un po' tutti gli addetti ai lavori, secondo me? Ma sicuramente la tecnologia oggi è importante, perché si gioca in modo diverso, è un gioco più veloce, è un gioco che sposta interessi molto più grossi di un tempo. Oggi un calcio di rigore e una mancata qualificazione alla Champions vuol dire decine e decine di milioni di danni al bilancio, e di conseguenza tutti bisogna garantire che il gioco si svolga in modo regolare e in modo sereno. Non dipende da noi, non dipende da noi. La VAR, dove la utilizziamo attualmente, ha portato sicuramente serenità, ha portato trasparenza, ha portato garanzie. Io da giocatore, da allenatore, da dirigente di società oggi mi sentirei molto più garantito nell'operato di tutti, perché quando c'è qualcuno che da un lato rimedia ad eventuali errori del campo e dall'altro fa sì che nessuno possa dare esempi negativi, ci sentiamo tutti più responsabilizzati. Anche perché, e chiudiamo veramente, in ballo ci sono tantissimi interessi, però alla fine il calcio è sport e il calcio è gioco. Sì, ma più che altro bisogna far capire alla gente, ma la gente lo sa, bisogna far capire a chi investe nel calcio che investire non è un obbligo, non è una scommessa, ma è un qualche cosa che tu senti di dover fare. E bisogna far capire anche che non ci sono solo 10 partite di Serie A, ci sono tutti gli anni 750.000 partite, 11.000 ogni settimana. E allora beato Dio, meno male che ci sono gli arbitri, meno male che ci sono i dirigenti e meno male che questa federazione fa di tutto per cacciare dai campi di calcio i delinquenti che non hanno titolo per starci, cioè quelli che vanno allo stadio per fare caos e violenza e per sciupare lo spettacolo che è di tutti e non è di nessuno. Altrimenti sarebbe mera anarchia. Ma sicuramente sì.